Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Coop Mainers dice sì al Napoli. L'assegno è pronto a convincere l'Atalanta. Il calciatore accetterebbe volentieri un trasferimento nel club azzurro, anche se non vuole andare contro il muro con l'Atalanta. Town Coop Mainers è l'obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare il centrocampo. Ne è convinta la redazione di Sport Mediaset visti i tanti impegni tra campionato e Champions League e tenendo conto che l'Anguissa si impegnerà in Coppa d'Africa a gennaio, gli azzurri hanno bisogno di un rinforzo di grande valore individuato nell'olandese dell'Atalanta. Dopo la cessione di Boga e Hojlund, la Dea non ha bisogno di racimolare soldi, ma il Napoli è disposta a firmare un assegno di almeno 30 milioni di euro per convincere i bergamaschi e dare a Garcia un pezzo fondamentale a centrocampo. Il sì dell'olandese all'operazione è scontato, in quanto il Napoli rappresenterebbe un altro tassello della sua carriera. Coop Mainers ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare in Champions League e sarebbe attratto ovviamente anche dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma senza scontrarsi con Dea, che nelle ultime due stagioni gli ha permesso di crescere e migliorarsi fino a diventare uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Coop Mainers nell'ultimo campionato ha dimostrato di poter fare la differenza, 10 gol e 4 assist in 33 partite ed è stato anche il centrocampista che ha tirato di più verso la porta avversaria.